Vai. Rigor mortis. E cuscelle. In questa località, nel 74 esattamente, è successa una strage di quelle che sono rimaste nella storia delle stragi. E quando dico storia, intendo proprio storia. Un serial killer, una persona comune, una persona come tutte, nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa simile. Una persona come tante. Un bel giorno ha preso armi e bagagli, è venuto qui alle Cochalet, è iniziato a sparare. Ragazzi, a sparare. Lì si vedono ancora i segni della strage. Hanno voluto lasciare tutto così com'è perché oggi questo locale è diventato un museo ispirato proprio a quella situazione drammatica. Non hanno nemmeno più lavato i vetri perché hanno voluto lasciare tutto così, le cartine per terra. È rimasto tutto esattamente come quella sera. Questo mozzicone, ad esempio, è stato l'ultimo gettato dal killer prima della strage. Incredibile la sensazione che si sente entrando in un locale dove è avvenuta una strage simile. Si sente ancora l'odore di quella carneficina, una cosa. Voi non potete capire a casa. Scusate. Hai sentito? Dicono che sia ancora infestato questo luogo. Delle anime dannate che non trovano pace. Perché sono state uccise ingiustamente. Hai sentito? Sarà scivolato un vizio. Dobbiamo essere cauti, però. Dottore, io. Ecco, vietato fumare, vedi? Cosa ci puoi privato. Dire? Privato. Guarda. No, vietato, guarda. Privato. È incredibile. Ma ti rendi conto? Sono indizi questi. Sì, sono indizi. Fumare. Privato. Ti mettono in guardia. Aspetta, con cautela. Cautela. Oddio. Oddio, che spavento. Cautela. Era solo un topo. Cautela. Oddio. No. Ecco, vede, lo spirito Pozzi. Io non me la sento di restare qui, non me la sento, è troppo forte. Forse dovremmo chiudere il collegamento. Andiamo via, di corsa. Scappa. Ok, forse è venuto il caso di chiudere il collegamento. Booster. I resti della carneficina sono stati giustamente confezionati. Oddio! Cosa vuoi? Vuole parlare del confezionamento? Ah, ho preso uno strappo. Dai, facciamole serie le cose, stava andando così. Basta, taglia, basta.